adesso sto cullando la piccola Giulietta e volevo iniziare un po' a parlare con voi di un discorso che avevo già iniziato a tirare fuori qualche giorno fa rispondendo alle vostre domande. Come ben sapete, noi abbiamo iniziato a lavorare online che eravamo praticamente dei ragazzini. Mi ricordo ancora che tipo a 15 anni abbiamo fatto la nostra prima vendita su eBay, proprio parlando di business nostri, perché comunque io ho sempre aiutato mio papà nei mercatini, diciamo avevo già un tot di esperienza. Cosa è successo? Noi abbiamo sempre puntato nel online, anche quando ancora nel 2014 nessuno credeva che fosse possibile guadagnare in questo modo, noi ci siamo sempre fidati del nostro istinto. È stata anche una fortuna perché comunque noi abbiamo iniziato a lavorare dai 16 anni e basta, non abbiamo più smesso. Tuttora facciamo tutti i lavori che abbiamo iniziato quando eravamo piccolini. Noi non abbiamo mai lavorato fuori casa, noi abbiamo sempre gestito tutto in autonomia. Questa cosa per molti sarà anche molto strana da sentire, proprio perché ovviamente magari solitamente molte persone iniziano lavorando normalmente e poi vogliono cambiare la propria vita magari con qualche business online. Anche perché ormai siamo nel 2024 e ormai si sa che si può lavorare anche da casa. Diciamo che il Covid è stato anche un aiuto in più per dare l'importanza dei nostri lavori online, cosa che prima del Covid non se ne parlava e se ne parlavi la gente ti guardava veramente in modo strano. E quindi diciamo che noi dopo il Covid abbiamo iniziato anche noi nuove mansioni, tra cui il trading online, perché per quanto riguarda l'e-commerce, quindi il vendere online, quella è una cosa che facciamo da quando appunto ho 14 anni, ovviamente sempre tutto a nome di mia mamma, proprio perché essendo minorenni non potevamo avere un conto nostro. E quindi cosa è successo? Il trading è molto mal visto, purtroppo spesso anche per colpa di questi ragazzini che si fanno vedere super ricchi, si fanno vedere a Dubai, si fanno vedere che vanno di qua, vanno di là, noleggiano mezzi, perché cioè come fai a vantarti di una cosa che non è tua? Io questa cosa non la capirò mai, ma molte persone, essendo magari un po' facili da abbindolare, ci cascano e quindi poi vanno a bruciare 1000, 2000, 3000 euro in forma. Non vi nego, come già vi avevamo detto, che anche noi quando ci siamo approcciati a questo mondo ci siamo fidati di due nostri ex colleghi di lavoro di YouTube che purtroppo ce l'hanno messa in quel posticino. Però vabbè, noi per fortuna anche tutti i guadagni che abbiamo sempre fatto da YouTube, la maggior parte li abbiamo sempre messi da parte. Rinunciavamo a viaggiare, rinunciavamo a tante cose per poter avere comunque un capitale da parte in caso di emergenza, in caso appunto di qualche investimento futuro. E quindi diciamo che alla fine è stata una scelta molto intelligente risparmiare il più possibile, perché ci ha dato la possibilità di iniziare in questo mondo. Quindi cosa è successo? Dopo quella fregatura noi poi alla fine abbiamo studiato in maniera autonoma e comunque ci abbiamo messo veramente tanto impegno e tanti mesi di studio. Poi siccome noi comunque abbiamo questa cosa di condividere tutte le cose belle e negative con voi, vi avevamo iniziato a mostrare il nostro percorso, sia da un lato positivo ma anche da un lato negativo, perché noi vi abbiamo anche sempre parlato delle perdite che facevamo specialmente agli inizi, non avendo esperienza in questo settore. Poi ovviamente siete stati voi a chiederci una formazione, cosa che comunque noi non volevamo fare, proprio perché purtroppo ci sono tante voci in giro, soprattutto per chi dà una formazione, e quindi eravamo un po' diciamo insicuri. Però ovviamente noi non siamo nati come personaggi sul web per vendere corsi, ma noi siamo nati appunto nel 2014 come creator, quindi non ci siamo fatti social per vendere i corsi come fanno i guru qui sui social, e poi lo abbiamo fatto solo per voi. E infatti vi basta vedere i risultati che hanno avuto ieri i nostri studenti come esempio, ma anche tutti i risultati che vi abbiamo sempre condiviso nel nostro percorso formativo, e ovviamente molto spesso arrivano da noi persone dicendo: mi sono fidato di puntini puntini, ho speso 2000 euro e non capisco nulla, proprio perché non ti aiutano e non ti seguono. Noi invece abbiamo sempre tenuto dei prezzi bassi, quasi regalati, proprio perché a noi non ci interessa di guadagnare dalla vendita dei corsi,
ma il nostro obiettivo è solo quello di fare da formatori per aiutare chi veramente vuole cambiare la propria vita. Purtroppo è difficile fidarsi di questi tempi per colpa di questi elementi e quindi noi vi capiamo al 100%. E ad esempio in questi giorni sono arrivate molte persone che hanno bruciato soldi con determinate persone e diciamo che noi alla fine siamo sempre la ruota di scorta, nel senso mi pento di non aver iniziato subito con voi. Ragazzi, noi abbiamo fatto questo percorso solo per voi. Addirittura in questi giorni sono entrati degli studenti che nel giro di 24 ore hanno recuperato l'investimento iniziale. E calcolate che noi, a differenza degli altri, non chiediamo migliaia di euro e vi diamo in mano solo il corso. Noi vi offriamo proprio dei servizi in modo tale che voi, mentre studiate, potete generare soldi grazie ai nostri segnali. E questo, diciamo, è il punto di forza della nostra formazione. Ecco, e siccome ho già fatto veramente tante storie oggi, però ci tenevo a parlare di questo argomento perché comunque voi ci scrivete in tantissimi, ma noi attualmente abbiamo Instagram ancora intasato per i messaggi di nascita di Giulia, giustamente, e quindi facciamo fatica poi a trovare persone che vogliono iniziare il nostro percorso di formazione. Per questo noi vi diciamo sempre venite, scriveteci nella chat del negozio. Però in questi giorni ovviamente vi aggiorneremo anche con tutti i profitti che stanno facendo i nostri studenti da questo 2024. Per quello che noi vi diciamo sempre, se avete l'obiettivo di cambiare la vostra vita, fatelo, perché poi magari dite perché non ho iniziato prima? E quindi non fate l'errore che hanno fatto molti nostri studenti, che prima hanno bruciato migliaia di euro e poi con noi hanno subito iniziato a guadagnare.